Incontro tra l'amministrazione comunale giulianese ed una delegazione di avvocati che si stanno battendo per evitare la chiusura degli uffici del giudice di pace di Marano. La riunione è stato un momento per chiarire alcuni punti con l'ente giulianese, costretto a ritirare la delibera per l'invio di due dipendenti dopo l'inchiesta antiassenteismo, e trovare una sinergia per raggiungere l'obiettivo comune, ovvero scongiurare il rischio e non permettere l'accorpamento con Aversa. Innanzitutto delle sinergie, insomma, il Comune di Giugliano aveva dato la propria disponibilità a intervenire per sostenere l'ufficio del giudice di pace e scongiurarne la chiusura, e abbiamo avuto un momento di difficoltà per fatti noti, quindi le due unità che dovevamo assicurare in questa fase non possono essere assicurate. Rimane la disponibilità del Comune laddove dovessimo riuscire a in qualche modo sistemare i problemi col personale, a rimettere a disposizione le unità all'ufficio del giudice di pace. Intanto c'è un lavoro congiunto con gli avvocati e con le altre amministrazioni per garantire un presidio di legalità su questo territorio, ma soprattutto far prevalere anche la logica dei numeri, che in genere è vincente. Questo è un ufficio che ha numeri insomma, veramente stratosferici e livelli di efficienza a dispetto di quello che si dice, quindi non si ravvedono le motivazioni di un'eventuale chiusura e accorpamento ad Aversa, perché Aversa ha numeri assolutamente inferiori a quelli dell'ufficio del giudice di pace di Marano. Quindi in questo, insomma, alla luce anche di questi dati, noi proveremo a investire il Ministero e tutti quanti faremo la nostra parte per tenere aperto questo ufficio. Io innanzitutto nelle mie vesti di Presidente dell'Associazione devo rendere grazie al Sindaco della sua disponibilità. Diciamo che la strada da percorrere è ardua. Nelle more abbiamo, diciamo, ottenuto la disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Giugliano nel momento in cui andrà a risolvere i suoi problemi interni di poter distaccare del personale affinché possiamo ancora continuare in questa strada e soprattutto di poter percorrere quella strada che ci porterà sicuramente, mi auguro che sia tale, affinché il giudice di pace di Marano ritorni ad essere ministeriale. Noi già ieri abbiamo detto anche nella riunione che l'amministrazione di Giugliano e il sindaco non erano assolutamente contrari a fare la battaglia affinché il giudice del tribunale rimanga, perché è un'esigenza di tutto il territorio, non solamente di Marano ma di Giugliano, perché sa tutto l'Italia. Abbiamo un'enorme necessità in effetti che il tribunale rimanga, e come è dimostrato anche da questa riunione c'è l'assoluta volontà di risolvere i problemi che il tribunale stesso ha.